Come vedete sono nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo perché purtroppo questa sessione di ottobre è più lunga del solito e quindi mi impedisce anche se è venerdì di essere con voi a questo importantissimo convegno promosso dal Comitato Europeo Economico e Sociale. Ringrazio molto la Vicepresidente e tutti i partecipanti per il gentilissimo invito, ma non posso partecipare fisicamente, ma ci tenevo a rivolgervi almeno un messaggio anche per ringraziare molto i due relatori che sono lì, il relatore del Comitato Economico e Sociale Dumitru Fornea, ma anche il relatore del Comitato delle Regioni Gabor Biari. Io ho cercato di tener conto delle loro osservazioni, delle loro giuste e preziose consigli, perché credo che sia importante che si faccia un buon lavoro su un tema come questo di Europa creativa largamente condiviso e che possa effettivamente creare una nuova fase anche nella politica sulla cultura in ambito comunitario. Il programma Europa Creativa è un programma sicuramente innovativo. Io nella mia relazione ho preferito farlo diventare un programma quadro al cui interno rimane con più autonomia sia la parte cultura, come anche molti di voi avevano chiesto, che la parte media, quindi l'audiovisivo, ma raccogliendo però la sfida per questa innovazione che comprende anche tutto quel mondo importantissimo delle industrie culturali e creative, spesso micro, piccole o medie, che sono una grande forza dell'Europa. E noi sappiamo che ormai questo settore riguarda almeno 6 milioni di lavoratori e di operatori, di professionisti, di artisti, che è una, i consumi culturali, anche se in quest'ultima fase si stanno un po' riducendo, sono andati sempre contro tendenza, anche durante le fasi di crisi. Siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica con il digitale, abbiamo però delle grandi sfide come la frammentazione del mercato europeo, la difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, in particolare quelle della cultura e della creatività. Abbiamo anche bisogno di far capire che la cultura ha una doppia natura, in parte un valore intrinseco in quanto elemento fondamentale, valore che riguarda anche tutto il patrimonio tangibile e intangibile europeo, ma anche un grande valore dal punto di vista produttivo, occupazione di qualità, nuovi business models, nuove possibilità di incrocio fra i vari settori. È una grande sfida, quindi saranno 7 anni che accompagnerà questo programma di grandi trasformazioni. Per questo ho cercato di mettere insieme nel programma sia questa sfida che anche naturalmente alcuni valori per noi centrali. La cultura è anche, deve essere anche, le politiche culturali, un grande supporto al dialogo interculturale, naturalmente alla coesione sociale, alla possibilità di accesso alla cultura di più larghi strati di popolazione, comprese le persone svantaggiate. In particolare di novità io voglio segnalarne almeno 3. La sfida della frammentazione del mercato, che peraltro è anche dovuto al fatto che, grazie al cielo, l'Europa ha una grande diversità culturale che è la sua ricchezza, ne può essere superata con alcune misure specifiche che abbiamo previsto. Penso per esempio a quello del supporto anche alla circolazione delle opere, dei prodotti, anche attraverso una sottotitolazione e anche a al doppiaggio delle opere audiovisive, ma anche delle opere culturali quando vanno in paesi terzi, anche non soltanto in Europa. Un grande attenzione anche alla governance di questo programma, coinvolgendo di più il Parlamento nelle indicazioni, ma anche realizzando a livello degli Stati membri un'autonomia nel decidere come organizzare i desk nazionali, ma costituendo un network forte dei desk che deve essere il momento dell'informazione e dell'accompagnamento del programma. Importante è anche quello del supporto naturalmente alla distribuzione, alla produzione indipendente, e alle coproduzioni soprattutto europee dell'audiovisivo, e anche quello di sostenere i progetti anche in collaborazione con altri organismi, penso al Consiglio d'Europa, penso anche all'UNESCO. Ultima considerazione, il nuovo strumento di finanziario. Accanto ai grants, che comunque è la cosa importante di questo programma, è l'aumento rispetto proposto dalla Commissione e che come Parlamento sosteniamo, speriamo che il Consiglio dei Ministri non tagli questo importante budget, che è di 1 miliardo e 800 milioni per i prossimi 7 anni, quindi un 37% in più rispetto al settennio precedente, prevede accanto ai grants anche un nuovo strumento di garanzia dei prestiti che le istituzioni finanziarie nazionali
selezionate daranno alle piccole e medie imprese in questo campo. Questo è il senso complessivo delle novità di questo programma. Io spero che insieme potremo fare un buon lavoro per la prospettiva, in particolare per il lavoro dei giovani, degli artisti e degli operatori creativi del settore.